Ciao a tutti amici tennisti, siamo qui col terzo e purtroppo ultimo appuntamento con Diego alla Narciso Tennis Academy di Uboldo. Diego, cosa abbiamo nelle nostre mani? Abbiamo una sorpresa pazzesca, ragazzi. Oggi abbiamo praticamente, presentiamo per la prima volta quindi la SX300, nuova veramente ammiraglia della Dunlop. Il telaio SX sta per spin. Diego, quali sono le caratteristiche principali di questo telaio? Che ricordiamo è l'evoluzione e lo sviluppo della CV 3.0. Allora, innanzitutto la cosa bellissima di questa racchetta è che io già giocavo con la CV 3.0 e mi trovo benissimo. Questa è un'evoluzione eccezionale grazie allo spin boost che aiuta tutto quello che riguarda lo spin, quindi il topspin ma anche il backspin di una racchetta. Quindi praticamente c'è questo eccezionale movimento delle corde che permette alla palla di andare sempre nel modo giusto, ovvero, pensa Isidoro, se praticamente noi colpiamo nella parte bassa della racchetta un topspin, che chiaramente vuol dire normalmente che la palla non lascerebbe velocemente le corde stesse invece aiutano con un effetto fionda, si muovono verso il basso per poi rilanciare la palla in modo, se vogliamo, più forte, in modo da evitare palle corte. Quando colpiamo ovviamente al centro della racchetta, sweet spot, le corde non si muovono, sono in linea come devono fare. E invece se la colpiamo nella parte alta, quindi normalmente con un topspin colpito nella parte alta, la perderemo in lunghezza, invece le corde si irrigidiscono e la palla praticamente la teniamo sempre dentro. Ovviamente vuol dire che io me ne posso anche andare a casa, perché i giocatori giocheranno da sole. Le ragazze dell'Accademia, basta giocano da sole. Praticamente. Prima del video tecnico vorrei anche ricordare che resta il sistema Sonic Core di Infinergy Adore 3.9, che è il boost che viene utilizzato anche da Adidas per sulle delle proprie scarpe, che evita tutte le vibrazioni negative del telaio. E questo è molto importante per i ragazzi che giocano tanto. Ora invece carrellata di video tecnico, prima di parlare poi invece dei modelli da cui si è composta tutta la gamma. Diego, abbiamo visto il video tecnico, abbiamo visto che è una gamma composta da tutti i piatti 100 che vanno dai pesi da 270 ai 310 grammi. Secondo te, a chi è indirizzata questa gamma? Quindi, a chi la consiglieresti? Ma hai detto tutto tu, Isidoro. Praticamente questa racchetta è veramente buona per tutti, vuol dire dal giocatore che gioca poco e gioca al circolo fino al giocatore top. Ovviamente è indirizzata, come abbiamo detto spesso, dato che la S sta per spin. È indirizzata a chi piace lavorare un po' la palla, quindi chi non gioca magari in potenza dritto per dritto, ma chi piace giocare molto in top spin, in back, sentire la palla con le palle corte. Però veramente i miei ragazzi proveranno tutti, perché è veramente per me la racchetta completa per eccellenza e quindi, come dicevo prima, la ammiraglia Dunlop. Quindi grazie ai pesi, grazie forse alla facilità del sistema del movimento delle corde, davvero consigliabile al giocatore dall'amatoriale fino al giocatore di alto livello. Sicuramente. Ragazzi, un grosso saluto. Innanzitutto Diego, grazie mille per l'ospitalità dalla Diego Narciso Tennis Academy di Uboldo e quasi sicuramente ci vedremo anche a Next Gen. Grazie a voi. Ciao ragazzi, un saluto a tutti. Ciao.